Come vive Taddei, possiamo dire la rivalità, ma è una rivalità chiara, agonistica, sportiva, con Vincegaard. In fondo, l'anno scorso lo ha battuto al Tour, ma viene da pensare che anche 2 anni fa, dove fu un despota assoluto, quel giorno sul Mont Ventoux, Vincegaard ce la fece, fu l'unico a mettere un pochino in crisi Taddei. Secondo Taddei, le sue valenze possono migliorare, possono avvicinarsi in salita a quelle di Vincegaard, anche perché tutti e due sono attesi da un tour dove la cronometro non farà la differenza, sarà soprattutto la salita. Tu che cosa ne pensi? Io la penso diverso, è anche una questione di statistiche, non è una questione anche del solo pensiero. Prima di tutto, con tutto il rispetto ai rivali, ma sempre chiediamo anche ovviamente che ci rispettino a noi. Vingegaard è un corridore che ha vinto l'ultimo Tour de France, che ha fatto secondo 2 anni fa, ma che se analizziamo queste due Tour de France, credo, se non ne sbaglio, che un 85% delle tappe è entrato davanti da lui. Sì. Queste sono statistiche, non è una mia opinione, non è una No, mia. è vero. In questo punto lui ha vinto 6 tappe dal Tour de France negli ultimi 2 anni, ha fatto primo, ha fatto secondo, ha vinto, se non ne sbaglio, 4 maglie. Credo che adesso sottovalutare Tadej Pogačar, la statistica, ovviamente credo. Sono innamorato deportiva e sportivamente di Taddei e credo che è il migliore al mondo, senza dubbi, ma non perché lo diga l'UCI e perché lo dica la classifica UCI, sino perché io sono di quel pensiero e la forma di correre non è che solo mi tiene innamorato a me, credo che a tutto il mondo, per quello che sono mega convinto che Taddei Pogačar dopo il Tour del 22 va a diventare più corridore, più forte, più convinto e più killer ancora. Martin, tengo anche io a precisare che con la mia domanda non intendevo sottovalutare Taddei. No, 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 ma per se qualcuno l'ha pensato io lo metto sempre subito. Lo dico quello che penso perché sempre difendo il mio corridore e se parliamo del miglior corridore al mondo credo che non c'è neanche difesa, posso ammazzare per lui e anche per gli altri.